grande che non conosco e siccome l'età avanza incombe, diciamo, magari non mi ricordo tante cose, però se devo dirti come mi sento io dentro, mi sento genuino al 100%, questo onestamente, perché la mia storia qui è nata quasi casualmente, tra l'altro forse qualcuno lo sa perché l'ho detto diverse volte, quando ero a Avellino c'erano state due richieste per venire a Genova, da una parte e dall'altra, ma non lo dico ora per piaggeria perché sarebbe troppo semplice, però la mia storia anche da ragazzo al Toro, no? Nelle giovanili eccetera, mi ha sempre portato a vedere il calcio stesso, se ci fossi arrivato, con qualcosa anche di emozionante, di storico, no? E quando sentivo la radiolina, allora andando a vedere la squadra dove giocavo, per esempio in panchiglia, e si collegavano da Marassi, per me Marassi era il Genoa, no? Era un qualcosa, e quindi feci una scelta veramente emozionale, ecco, non dico la verità, perché per me arrivare in Serie A a 23 anni era già un risultato da una parte o dall'altra, quindi feci questo tipo di scelta, non c'erano procuratori che mi sceglievo io personalmente. E dopo, oltre alla maglia che ho indossato tante volte, e qui ritorno alla città, invece mi sono innamorato immediatamente di Genova, una cosa, quando tornai al Torino dopo due anni, quando venne Fabrizio Borin qui, andai male un po' per il risultato, era sto ginocchio che adesso ormai non c'è più, un'appendicite, insomma un po' tra tante altre cose, e alla fine dell'anno mi dissero che c'erano due o tre squadre che mi volevano in Serie A, no? L'Udinese, adesso non ricordo, Bologna forse, eccetera, e Fossati mi aveva già chiamato un mese prima perché intuiva che, e non ci misi un minuto a pensare di ritornare a Genova, perché avevo proprio l'idea chiara e tonda di che sarei stato qua oggi ancora a Genova a parlare di Genova. Mi ero fissato in quella maniera, dico io voglio